è stato molto interessante, spero per chi ha assistito, e utile anche per chi poi dovrà in qualche modo trarre le conseguenze e cercare di raccogliere anche i frutti che sono stati visti durante questa mattinata. Una considerazione, sentendo anche i ragazzi delle scuole, i loro lavori che hanno fatto, è quella che il fenomeno dei NEET va contrastato innanzitutto attraverso una prevenzione. La prevenzione la si fa nelle scuole, far acquisire consapevolezza ai ragazzi sia del tema delle dipendenze tecnologiche, l'altro grande tema affrontato stamane, ma anche evitare che poi, una volta usciti dal mondo della scuola, poi cadano in una situazione di inattività lavorativa, ma anche culturale e formativa, e quindi questo è un primo, diciamo, spunto interessante che emerge, e quindi cercheremo di lavorare su questo versante. L'altro aspetto è quello che, appunto, se poi vogliamo intercettare i più giovani, lavorare nelle scuole, lavorare verso i giovani, è importante cercare di adeguare i messaggi, i contenuti, anche nei crudi atti amministrativi che un'amministrazione pubblica inevitabilmente è costretta a fare, ma cercare di renderlo il più possibile friendly e accessibile soprattutto, appunto, ai giovani, utilizzando ove possibile il loro linguaggio e le loro attitudini a recepire poi quello che poi andiamo a proporre.